Buonasera, bentrovati a tutti gli amici di Fiera Cavalli e di Cavallo Magazine. Siamo qui in questa giornata d'apertura della 125esima edizione per parlare di un progetto, di una realtà ormai che già da qualche anno sta interessando al nostro settore, e ne parliamo con Rosellini. Il progetto è Final Furlong. Cosa possiamo dire per chi non l'avesse mai incrociato rispetto a questo progetto, a questa realtà ormai? Allora, Final Furlong nasce nel 2019, è una rete di impresa, quindi praticamente stiamo mettendo a sistema degli imprenditori che vogliono fare rete a livello nazionale e che attraverso la loro attività primaria, che ruota attorno al mondo del cavallo, cerchiamo di sviluppare progetti da condividere e da poter calare sul territorio, interessando sia operatori pubblici che privati. Ecco, entrando un pochino nel dettaglio, il mondo equestre è grande e variegato. Di cosa stiamo parlando? Di quale segmento in particolare? Se c'è un segmento particolare? Allora, noi ci rivolgiamo a tutto il mondo del cavallo, quello è la forza della rete di impresa, e cioè mettiamo al centro della nostra attività il cavallo e tutto quello che è l'indotto, lo sviluppo economico che può attrarre, e quindi fare del cavallo un elemento catalizzatore di economie. E quindi ci rivolgiamo a tutti i settori che ruotano attorno al mondo del cavallo, che vanno dal settore sportivo al mondo delle corse, al mondo della formazione, al mondo della cultura che riguarda il cavallo e tutto quello che genera e ruota attorno al mondo del cavallo nel suo complesso. Ecco, nella pratica la messa a terra di tutto ciò come avviene? Dove? Quali sono i luoghi deputati a tutto questo? Allora, da responsabile di Fiera Cavalli, quale sono stato per molti anni, ho verificato che la realizzazione di una manifestazione che riguarda il cavallo ha dei costi gestionali sicuramente notevoli nella messa a sistema di una cittadella fieristica legata al mondo del cavallo come lo è Fiera Cavalli, appunto. Quindi ad oggi viene facile pensare che i luoghi più deputati per logistica e per opportunità sono proprio gli ippodromi. Gli ippodromi, che sono veramente dei luoghi da poter rivitalizzare e quindi ampliare proprio nella loro vocazione di hospitality sul mondo del cavallo e sul mondo del pubblico, avendo aree molto importanti, avendo servizi e logistica dedicata. E quindi da questo punto di vista noi siamo partiti proprio dagli ippodromi, il fatto di poter collegare e portare gli ippodromi ad avere un ruolo ancora più ampio da un punto di vista di riconoscibilità in termini di economia e di marketing. E come si è allargato il giro in pochi anni, tutto sommato? Allora, noi abbiamo iniziato a fare questa operazione coniando un brand che si chiama Horse Green Experience. Questo brand progetta iniziative sul territorio inteso laddove abbiamo degli ippodromi in rete. Da qui parliamo di Roma, parliamo di Pisa, parliamo di Torino, parliamo di Chilivani, parliamo di Padova. E in realtà Torino, appunto, parliamo di città dove noi arriviamo, creiamo una progettualità mettendo a sistema anche il rapporto con la regione, con il comune del territorio, con le città metropolitane nei centri più ampi, e con loro ragioniamo su come poter sviluppare delle attività legate alla socialità, all'economia, al mondo di impresa, mettendo al centro poi l'ippodromo come luogo centrale per far muovere i cavalli. Lavoriamo quindi anche con dei trekking che collegano i territori e che poi si ricongiungono all'interno degli ippodromi. Quindi facciamo un'operazione di sensibilizzazione di un territorio dove il cavallo diventa l'asset centrale logistico di ospitalità. Che tra parentesi è anche un modo per aprire quella scatola chiusa che per molti anni sono stati gli ippodromi, dove in realtà entravano solo gli ippici. Sì, infatti il problema degli ippodromi e dell'ippica in generale, e confronto anche quello che è un benchmark internazionale, che l'Italia oggi sconta una problematica anche in termini di comunicazione sugli ippodromi. Oggi, attraverso questo progetto e in collaborazione anche con il MASAF, sul quale proprio stiamo costruendo un'operazione di collaborazione, è quella di poter fare in modo che gli ippodromi possano vivere di un rinascimento. Un nuovo rinascimento da un punto di vista proprio culturale. Il concetto di avvicinare
i giovani, le famiglie a un contenitore che può ospitare, oltre le corse, tutta una serie di iniziative che possono portare, ripeto, al centro il cavallo come figura ambasciatore di territori. Per noi è un obiettivo sul quale lavorare. Ecco, da super insider del settore, quali margini abbiamo ancora di crescita in Italia? Allora, io oserei dire, vedo sempre nella mia abitudine avere il bicchiere mezzo pieno, e laddove c'è un problema c'è una grande opportunità. Quindi io credo che dalle problematiche che tanti citano oggi sul mondo del cavallo, che peraltro esistono realmente, abbiamo veramente un grande potenziale. Potrei usare un elemento cardine, che è la parola turismo. Oggi il turismo è la vera economia nazionale sul quale dobbiamo puntare, per le bellezze del territorio, per la riconoscibilità del brand Italia. Questo anche per quanto riguarda le biodiversità dei cavalli. Abbiamo delle realtà che sono uniche a livello mondiale, e su questo noi dobbiamo spingere in termini di comunicazione, ed è per quello che anche coloro che operano di comunicazione sono elementi centrali in questo percorso. Oggi, dal punto di vista della nostra rete, per i dati dal nostro osservatorio, c'è un potenziale enorme che però è necessario mettere in rete in un rapporto pubblico e privato. E noi stiamo lavorando, parlando con i comuni e con le regioni, come dicevo prima, e troviamo un grandissimo interesse se le regioni e le istituzioni ricevono dei progetti. Il concetto centrale è la realizzazione di progetti dove le regioni, il pubblico, diciamo, può sostenere lo sviluppo economico attraverso dei progetti di indirizzo chiari e fattibili. Non solamente da sognatori. È quello che proviamo a fare noi come rete. Il nostro obiettivo è quello proprio di creare una progettualità concreta in un rapporto pubblico-privato. Ecco, abbiamo usato la parola magica turismo. Con Horse Green Experience, verso dove stiamo andando in quel segmento specifico? Allora, come dicevo, noi stiamo per ogni tappa creando dei trekking e lavorando appunto con le istituzioni regionali e comunali per sviluppare non solo ippovie, ma creare una formazione sugli operatori del settore che possono essere in grado di ragionare in un hospitality non solo per il turista ma anche per il cavallo. Questa è un'operazione centrale per poter dare turismo sul territorio attraverso il cavallo. Quindi lavoriamo anche sulla conoscenza e la formazione di quelle che sono le categorie professionali che devono lavorare in questo comparto. Quello che mancava fino ad oggi, perché l'interesse dell'Italia a livello mondiale per l'equiturismo è sostanziale. Parliamo di un valore economico in Europa di 10 milioni di euro, scusi, 10 miliardi di euro il valore dell'indotto che porta il turismo a cavallo in Europa. In Italia arrivano briciole perché non c'è una comunicazione adeguata sul settore, non c'è una proposta, un'offerta turistica dettagliata, non ci sono i servizi. Da lì noi dobbiamo lavorare per dare le risposte. Se riusciamo, come oggi troviamo interesse nella pubblica amministrazione, a poter sostenere questo indirizzo, noi stiamo lavorando proprio per creare una proposta che negli anni potrà dare grande soddisfazione. Francamente è vero, storicamente i paesi deputati al turismo equestre sono sempre stati l'Irlanda, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna un pochino meno, il Portogallo di più, però in effetti anche il nostro potrebbe essere orograficamente un paese estremamente interessante. 360 giorni all'anno possiamo andare a cavallo in Italia. Abbiamo dei posti meravigliosi, dobbiamo attrezzarli e garantire servizi. Certo, ecco, a questo punto quindi il progetto si espande a tutto il territorio nazionale, le collaborazioni, suppongo, anche con gli ippodromi si saranno estesi a più punti. Sì. E il prossimo obiettivo? Allora, noi abbiamo tra gli obiettivi il circuito Horse Green Experience 2024, che toccherà a partire da Pisa ad aprile, arriveremo a Roma a maggio, saremo a Padova a giugno, arriveremo poi a Chilivani in Sardegna inizio settembre, per chiudere a Torino 2024. L'obiettivo poi 2025, sul quale stiamo già lavorando, un accordo quadro importante
chiuso con Opera Romana Pellegrinaggi, saremo inseriti nell'anno giubilare 2025, dove arriveremo in piazza San Pietro il 14 maggio con il nostro gruppo a fare un equiraduno internazionale, e questo sarà uno degli elementi cardine per creare poi una centralità sul tema culturale legato al cavallo, cavallo e religioni, ma tutto poi sottende a poter comunicare il cavallo e la bellezza dell'Italia in un'ottica di capire come poterla riscoprire anche a cavallo e con il cavallo, perché noi lavoriamo molto non solo per chi va a cavallo, ma cerchiamo di portare attenzione al cavallo anche attraverso coloro che lo vogliono conoscere, lo vogliono vivere in un momento anche non solo montandolo, ma anche avere un'esperienza di contatto e di relazione. Ecco, una domanda da backstage: che impegno è pensare di organizzare un equiraduno internazionale con il giubileo e tutto quanto? Cioè, è una cosa grossa. È un impegno sicuramente notevole il fatto di poter mettere a sistema gli attori, che vuol dire mettere a sistema non solo coloro che vanno a cavallo, ma anche tutte le istituzioni che devono essere preparate a raccogliere le staffette, non solo mettere anche le diocesi dei territori che andiamo a toccare. Il fatto di poter creare anche un patentino del pellegrinaggio a cavallo, che ha una sua, sembra una banalità, ma il fatto di mettere una certificazione per ogni tappa che si fa su questo patentino del pellegrino è qualcosa di unico, speciale. Però siccome siamo una rete di impresa, abbiamo più soggetti con i quali collaborare, stiamo chiudendo una cabina di regia che sarà assolutamente partecipata da più soggetti che condividono un progetto unico. È più complicato oggi trattare con le istituzioni o con le istituzioni equestri? Questa è una domanda capziosa. Un pochino. Diciamo che trovo una certa sensibilità adesso anche che le istituzioni legate al mondo del cavallo si stanno aprendo, stanno uscendo dalla loro verticalità e hanno capito che c'è bisogno di trovare un gioco di squadra, se posso rispondere guardando sempre il bicchiere mezzo pieno. Sicuramente ci saranno delle resistenze, ma io credo che se si vuol fare un lavoro in prospettiva sarà necessario fare un grande lavoro di squadra. Sostanzialmente, quando l'interesse è comune, alla fine si dovrebbe trovare una strada abbastanza sgomba. Penso proprio di sì, io credo che appunto, parlando in questi giorni, proprio anche questa mattina, all'inaugurazione con vari soggetti, con i vari presidenti, trovo una convergenza. Dopo bisognerà capire, mettendosi tutti intorno a un tavolo, quali sono gli orticelli che vanno salvaguardati. Come giusto che sia, peraltro, ma l'importante è guardare tutti insieme a un obiettivo finale. Perfetto. Cavallo Magazine ringrazia, perché queste sono parole sagge, perché c'è un bel progetto, perché ci sono i cavalli, perché c'è una forza molto positiva che spinge per andare avanti. Quindi grazie. Grazie a voi, perché siete un network importante, siete un network autorevole nel mondo del cavallo, e ritengo che voi oggi avete un'azione e una mission molto chiara per sostenere progetti, quindi siete attori principali insieme a noi nel rilanciare il cavallo al centro di progetti di assoluto livello. È il nostro impegno. Grazie. Grazie a voi.